dai biglietti venduti all'incasso complessivo, dalle problematiche inerenti alla sicurezza alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo. È stata un'intervista a tutto tondo quella andata in onda ieri sera al processo al Carnevale con la presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Giammarioli. In diretta dalle ore 21 sul canale 17 di Fano TV è stato fatto un bilancio complessivo dell'edizione 2019 dell'evento più dolce e antico d'Italia a partire dall'ultima giornata di sfilate. Direi che oggi è proprio andato tutto benissimo, il sole ovviamente e la temperatura mite ci ha aiutato, però certamente la terza domenica, dopo la prova generale, la prima, alla seconda va tutto benissimo. Diversi i temi affrontati in trasmissione, grazie anche ai messaggi dei nostri telespettatori, come il costo dei biglietti e la possibilità di inserire dei pacchetti ad hoc per agevolare le famiglie, ma anche le tribune da aggiungere verso la zona del Pincio, i contributi pubblici minori rispetto ad altri carnevali d'Italia e la qualità dei carri allegorici. Mi piacerebbe fare dei carri tecnologicamente più avanzati, sì. Però anche lì c'è bisogno di, ovviamente, di denaro, ma anche di poter avere il tempo di parlare magari con le università. Prima di fare questo però è da risolvere il problema degli spazi molto limitati dei capannoni di Viale Piceno. I ragazzi, i carristi lavorano veramente come stretti, posso dire, come le sardine, ecco, abbastanza, sì. Se non si costruiscono altri capannoni non c'è possibilità, perché non abbiamo da poterli ricoverare. Accolta poi dalla Presidente la proposta di reintrodurre un riconoscimento per il carro più bello. Se riusciremo, e spero di riuscire assolutamente, a poter fare tutti gli anni i carri nuovi, sicuramente rimetteremo la gara, perché quella è fondamentale e poi anche stimolante. Altre problematiche emerse nel corso della diretta sono state la mancanza di sicurezza al Carnevale del Mattino dedicato ai bambini e il numero ridotto di persone che possono accedere a quello pomeridiano, ad oggi fissato in 14.425, ma che potrebbe aumentare già dal prossimo anno visto l'allungamento del percorso. Da migliorare inoltre anche l'impianto audio. Mi sono resa conto che mancano dei punti audio, nel senso bisognerebbe sicuramente mettere almeno un paio di torri in più. Invece alla domanda sul carnevale estivo la Presidente ha risposto così. Sicuramente non nella formula che abbiamo visto, non mi è mai piaciuta, non credo che dia il giusto merito al nostro carnevale invernale. Non sarà possibile per questioni di sicurezza, perché il viale giù al mare è troppo piccolo e il mare non è una via di fuga, quindi la questura stessa ci ha detto scordatevelo, quindi sicuramente troveremo un altro modo di fare carnevale, di promuovere il nostro carnevale d'estate. Ma già da questa estate? Può essere, è probabile. In attesa delle prossime elezioni, che si terranno probabilmente a settembre, Giammarioli ha confermato la volontà di ricandidarsi, ma intanto si pensa all'edizione 2020. Sono stati annunciati infatti dei contatti con la città di Rimini per un progetto condiviso da elaborare sul regista Fellini, scartata invece l'ipotesi di aumentare il numero di sfilate da 3 a 4 e difficile quella di anticiparne una al sabato sera. Non è la prima volta che ci pensiamo. C'è sempre un problema di sicurezza, perché da quello che mi dicono, ma adesso non so se ne avevamo parlato lo scorso anno, bisogna mettere delle luci d'emergenza su tutto il viale in caso andasse via la luce comunale, ci sono insomma degli impianti da abbastanza dispendiosi, quindi mi piacerebbe molto. Escluso dalla Presidente anche uno spettacolo pirotecnico a conclusione delle sfilate per trattenere fanesi e turisti fino alla luminaria ed evitare quindi che lascino il circuito subito dopo il giro del getto. Non amo molto lo spettacolo pirotecnico, parliamo di decine e decine di migliaia di euro, parliamo di 50-100 mila euro, non ce lo possiamo permettere. Se devo fare un piccolo spettacolo pirotecnico, questi soldi io non li spendo. Dopo un confronto di circa un'ora dove ha annunciato tutte queste migliorie, ora dovremo attendere le elezioni che confermeranno o meno Giammarioli alla guida dell'ente. Quindi, ecco, anche le fazioni sono...